Com'è nato il sushi? Cosa c'entrano invece i samurai con le bombe di Hiroshima e Nagasaki? E da dove viene la disciplina giapponese nel fare le cose? Konnichiwa, io sono Alessandro Veloli e oggi in questo episodio di Prima di partire per vi racconto il Giappone. Perché questa serie? Perché conoscere gli aspetti culturali, sociali e territoriali di un luogo ce lo fa godere molto di più durante il viaggio e anche perché può permettere a chi invece non può muoversi di viaggiare con l'immaginazione. Insomma, buon viaggio! Avete paura dei terremoti? Beh, per i giapponesi sono come il pane quotidiano. Le circa 6.800 isole del Giappone sono nate infatti lungo la cosiddetta cintura di fuoco, una fascia di collisione tettonica che borda il Pacifico. Il Giappone, dal punto di vista della geografia fisica, è il risultato di uno scontro tettonico. Le zolle si scontrano e una va in subduzione. Il magma sale e si forma un cosiddetto arco vulcanico. Il Giappone è un arco vulcanico. Ecco perché è una delle zone più sismiche del mondo ed ecco perché ci sono tanti vulcani. Se ne contano 111 attivi e tra questi spicca il Monte Fuji, che ha eruttato l'ultima volta nel 1708. Questo gigante di quasi 4.000 metri è la vetta più alta del paese ed è un simbolo nazionale. Compare in migliaia di opere d'arte e fotografie ed è anche sullo sfondo del quadro giapponese forse più famoso del mondo, la grande onda di Kanagawa del pittore Hokusai. Quest'opera, peraltro, ritrae un altro fenomeno naturale a cui ci riferiamo proprio usando il suo termine giapponese, lo tsunami. Tsunami significa onda nel porto e indica che si tratta di un'onda talmente grande da superare le barriere e i moli che proteggono un porto. A parte i giovanissimi, tutti voi ricorderete lo tsunami che purtroppo ha colpito la centrale nucleare di Fukushima nel 2011. Dal territorio alla cultura è un attimo. La mentalità giapponese infatti è stata profondamente condizionata dal fatto che il Giappone è un arcipelago che a seconda dei periodi si è aperto o chiuso verso l'esterno. Nei periodi di apertura il Giappone è entrato in contatto con le potenze asiatiche e occidentali e ne è stato profondamente influenzato. Nel paese sono arrivati così numerosi elementi culturali esteri, tra cui ad esempio i sistemi di scrittura, varie specialità gastronomiche, il buddismo o le armi da fuoco. Durante i periodi di isolamento invece il Giappone ha sviluppato delle caratteristiche specifiche. Prendiamo il sushi ad esempio, che conosciamo tutti, anche se in realtà la cucina giapponese è molto più varia e ricca. Ecco, il sushi deriva da un metodo con cui i cinesi e poi anche i giapponesi conservavano il pesce. In sostanza, quasi 2000 anni fa e per svariati secoli, il pesce pescato veniva pulito, salato e conservato alternandolo a strati di riso bollito, che ne rallentava la decomposizione. A quei tempi, insomma, quando si voleva mangiare il pesce conservato in questo modo, il riso veniva buttato. Progressivamente però in Giappone le persone appresero a mangiare pesce e riso assieme, spesso associato all'aceto, finché durante l'Ottocento a Edo, la moderna Tokyo, nacquero come cibo di strada quelli che oggi conosciamo come nigiri. A proposito, due curiosità. Il sushi andrebbe preferibilmente mangiato con le mani, non con le bacchette, e in teoria andrebbe intinto nella salsa di soia dalla parte del pesce e non del riso. Lo sapevate? Il Giappone non si è solo chiuso su se stesso o è stato influenzato dall'esterno. Soprattutto tra fine 800 e metà 900 ha espanso il suo dominio su ampie zone dell'estremo oriente e del sud-est asiatico. Il motivo per cui tra giapponesi, cinesi e coreani non corre proprio buon sangue dipende da questo periodo. L'espansione venne fermata dagli Stati Uniti solo però utilizzando l'arma più devastante mai usata, la bomba atomica. Hiroshima e Nagasaki furono colpite nel 1945. Ma perché il Giappone non si arrese prima di un attacco così distruttivo? I motivi sono tanti. C'entra però anche la mentalità giapponese. La cultura militare, infatti, era ancora fortemente influenzata dal codice dei samurai, il Bushido, che oltre a valorizzare aspetti come l'onore, il coraggio, la lealtà, stabiliva che la morte fosse preferibile all'umiliazione della sconfitta. A tal proposito avrete certamente sentito termini come harakiri o seppuku. Si tratta, semplificandoli un po', di una forma di suicidio che i samurai si infliggevano tagliandosi il ventre per evitare il disonore. Ma chi erano questi samurai? Per capirlo dobbiamo tornare indietro nel tempo.
Nel Giappone feudale, semplificando, c'erano due figure politiche di rilievo. La prima era l'imperatore, ritenuto addirittura il discendente in vita di una divinità e che esiste ancora oggi. La seconda invece era lo shogun, una carica che l'imperatore attribuiva, a volte anche perché gli veniva imposto, al più potente generale giapponese, quello che riusciva a ottenere il controllo della maggior parte del territorio. Nei fatti spesso era proprio lo shogun a guidare il paese. Oggi questa figura non esiste più e a governare è un primo ministro eletto democraticamente. Al di sotto di imperatore e shogun, nel Giappone feudale c'erano numerosi feudatari, chiamati daimyo, che esercitavano localmente il proprio potere e avevano un loro esercito. Ecco, la parte più addestrata di questo esercito era costituita da guerrieri chiamati samurai. Nell'Ottocento i samurai persero definitivamente la loro funzione guerriera e furono sostituiti da un esercito regolare, ma per lungo tempo hanno costituito una classe sociale fondamentale per la società giapponese e oggi sono uno dei simboli storici del paese. Uno dei loro segni distintivi era la doppia spada portata al fianco, la più lunga delle quali era la famosa katana. Ma i ninja invece? I ninja erano esattamente l'opposto dei samurai o quantomeno della loro versione idealizzata. Erano mercenari o spie incaricate di agire nell'ombra e di compiere azioni di guerriglia, assassini, rapimenti o sabotaggi. Dalle antiche tecniche di combattimento si sono sviluppate nel tempo varie arti marziali, come il sumo, che è lo sport nazionale del Giappone, il kendo, il karate, il judo o l'aikido. D'altra parte però due degli sport più popolari al giorno d'oggi sono baseball e calcio, che vengono ovviamente da Stati Uniti ed Europa. In Giappone la cultura e la mentalità tradizionali derivano dalla fusione di alcune tra le filosofie e le religioni più importanti dell'Asia. Il confucianesimo cinese, ad esempio, ha trasmesso il rispetto verso la gerarchia, sia sul lavoro sia in famiglia, e purtroppo ha determinato un ruolo subordinato della donna rispetto all'uomo. Questa differenza, ahimè, si nota ancora oggi guardando i dati sul l'occupazione e la retribuzione nel paese. Passando alla sfera religiosa, molti giapponesi si definiscono sia buddisti che shintoisti. Per quanto riguarda il buddismo, lo zen è la scuola più famosa. Lo shintoismo invece è un culto locale che crede che la realtà sia permeata da spiriti benigni e maligni. Di entrambi i culti sono presenti santuari, templi e pagode in tutto il paese e molti sono visitabili dai turisti. Un'altra attrattiva che richiama visitatori da tutto il mondo è in primavera l'osservazione dei ciliegi in fiore. Ora, questa attività ha addirittura un nome specifico, Hanami, e questa attenzione terminologica evidenzia un altro aspetto tipico della cultura giapponese, la grande cura che viene messa nella maggior parte delle attività tradizionali, molte delle quali peraltro ha origine cinese. Facciamo una carrellata. La realizzazione di giardini zen dove meditare, coi bonsai e gli specchi d'acqua in cui nuotano le carpe giapponesi. La cerimonia di preparazione e consumazione del tè. L'ikebana, l'arte di creare composizioni floreali. L'origami, l'arte di piegare la carta. E lo shodo, l'arte giapponese della calligrafia. D'altro canto, il Giappone non si limita solo a questi usi e costumi tradizionali, e la mia maglietta parla da sé. Il Giappone è uno degli stati che ha creato più cultura pop e nerd negli ultimi decenni. Pensate a Super Mario e alla Nintendo, alla PlayStation di Sony, ai manga e agli anime. One Piece è al secondo posto dei fumetti più venduti della storia dopo Superman, e Pokémon è il franchise di intrattenimento più redditizio degli ultimi 20 anni, ma intendo più di Star Wars, Harry Potter o della Marvel. E che dire poi in generale di tutto l'ambito elettronico, tecnologico, dei motori o della robotica? Honda, Toyota, Suzuki, Nissan, Mitsubishi, Lexus, Mazda, Subaru, Yamaha, Kawasaki, e la lista potrebbe proseguire. O pensate agli Shinkansen, i treni proiettili giapponesi. In assoluto la principale attività del Giappone, non disponendo di grandi risorse naturali, è importare materie prime ed esportare beni e prodotti ad altissimo valore aggiunto. La conseguenza è che il Giappone rimane la terza economia al mondo per prodotto interno lordo e la borsa di Tokyo è la seconda piazza finanziaria del pianeta dopo quella di New York. D'altra parte, non è tutto oro quello che luccica. Il Giappone infatti è lo stato che al mondo ha il peggior rapporto tra debito pubblico e PIL. Inoltre il suo territorio non è sufficiente per produrre abbastanza cibo per la sua popolazione, soprattutto in ambito agricolo, e quindi lo stato è costretto a importare prodotti agricoli dall'estero. Nel complesso, infatti, il Giappone ha una superficie poco più estesa di quella italiana, ma ha il doppio degli abitanti, senza contare che il territorio è per il 68% montuoso. Questo significa che le zone coltivabili e abitabili sono ridotte, e così quasi tutti si accalcano in città.
Pensate che Tokyo ha l'area metropolitana più popolosa del mondo. Ci vivono 37 milioni di persone e infatti esistono tantissimi mini appartamenti e alberghi con i letti ad alveare, si chiamano capsule hotels. Questa congestione e i ritmi di lavoro spesso massacranti stanno creando non pochi problemi sociali. Il Giappone ha la popolazione più anziana e longeva del pianeta. L'aspettativa di vita media, secondo l'OMS, è di 84,3 anni. Questo dato, da un lato, mostra come il sistema sanitario e di assistenza agli anziani sia all'avanguardia, ma dall'altro è dovuto anche a una diffusa crisi della fertilità. I giapponesi, come accade in Italia, fanno sempre meno figli e quindi la popolazione sta progressivamente invecchiando e diminuendo. Due ulteriori fenomeni sociali preoccupanti sono gli hikikomori e il karoshi. Semplificando, gli hikikomori sono persone, soprattutto giovani, che si chiudono in casa e rifiutano il contatto sociale, e se ne contano quasi 1 milione in Giappone. Il karoshi invece è la morte per troppo lavoro. Ma scusa, che significa? Spesso i giapponesi sono sottoposti o si autoimpongono su pressione sociale o aziendale dei turni di lavoro insostenibili e le ricadute sono terribili. Si muore letteralmente di fatica o si preferisce il suicidio piuttosto di continuare a condurre una vita così tanto faticosa. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale per sostenerci ovviamente e di farci sapere la vostra. Facciamo così: il paese che otterrà più preferenze nei commenti tra tutti i nostri social però sarà il prossimo in cui viaggeremo insieme. Grazie di averci seguito e ci vediamo sempre qui su GeoPop, le scienze nella vita di tutti i giorni.